Sciopero dei benzinai, code e ingorghi in tutte le città per la corsa al pieno in vista della serrata dei distributori proclamata dalla categoria fino a venerdì in diretta, le ultime sulla situazione. Lo spread è solo un imbroglio, Berlusconi torna ad attaccare la Germania e i risultati del governo Monti immediata, la replica del Premier, attenzione ai populismi, gli italiani non sono sprovveduti. Italia e salute, un italiano su quattro soffre di obesità e diabete, da rivedere stili di vita e abitudini alimentari. Napolitano invoca più controlli nel privato e chiede agli italiani di contribuire in base al reddito. Prosegue senza sosta l'esodo dei siriani in fuga dalla guerra e dalle violenze che da mesi insanguinano il paese. Nel TG il racconto dal nostro inviato da un campo profughi al confine tra Siria e Giordania. La lotta alla camorra riparte dall'educazione. Questa sera le luci di tutte le scuole di Scampia si accendono per ribadire il primato della legalità. Nel TG il racconto di chi non si vuole arrendere. Buonasera, buonasera e bentornati al TG 2000. Bentrovati a tutti i nostri telespettatori. E allora, come avete sentito dai nostri titoli, in apertura torniamo a parlare di uno sciopero che porterà a tutti noi problemi e disagi. Già dalle prime ore del mattino, infatti, code nei distributori delle nostre città. I più previdenti hanno fatto scorte e ancora le stanno facendo in vista della serrata che scatterà tra pochi minuti. Dalle 19 di oggi e fino alle 7 di venerdì prossimo i benzinai saranno chiusi. E allora colleghiamoci subito in diretta con Federico Plotti per vedere come sta andando, quali sono i disagi. Federico. Eh sì, avete detto bene, la serrata comincerà tra poco meno di mezz'ora. Alle 19 di stasera fino alle 7 di mattina di venerdì prossimo 14 dicembre per quanto riguarda le strade ordinarie, mentre invece per le autostrade dalle 22 di questa sera alle 22 di giovedì prossimo. Ricordo che rimarranno chiusi anche i self-service e i servizi notturni. Uno sciopero annunciato che però ha colto di sorpresa molti automobilisti, tante file oggi, come potete vedere alle mie spalle la situazione adesso è leggermente migliorata, ovviamente manca poco meno di mezz'ora. File anche soprattutto nelle isole Sardegna e Sicilia, dove la benzina ha cominciato a scarseggiare già da ieri sera. Ma quali sono le ragioni di questo sciopero? Innanzitutto la vertenza ruota intorno alla prossima contrattazione con le compagnie petrolifere per il rinnovo dei contratti scaduti, ma soprattutto per la mancata applicazione di una norma approvata in legge dal Parlamento nel marzo scorso. Norma che azzerava i costi dei pagamenti con la moneta elettronica, quindi con i bancomat e le carte di credito per i gestori dei benzinai. Questa è una questione che alimenterà anche il prossimo sciopero confermato dal 24 al 30 dicembre prossimo, quindi in piene festività, sciopero che riguarderà solo però i pagamenti del carburante con la moneta elettronica, quindi la benzina potrà essere acquistata solo con i contanti. E per finire un'ultima avvertenza la fanno le associazioni dei consumatori: state attenti perché domani i pochi benzinai che rimarranno aperti potranno speculare e dunque aumentare il costo del carburante. Ovviamente tutto da verificare, ma comunque è sempre meglio stare attenti. Da parte mia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Federico, grazie per quest'ultima preziosa indicazione. Andiamo avanti con il giornale e cambiamo decisamente argomento. Il sovrappeso e il diabete sono i due nemici principali per la salute degli italiani, un popolo che in generale sta bene, ma che non vuole proprio saperne di adottare abitudini alimentari e stili di vita corretti. A dirlo è l'ultimo rapporto sulla salute del paese. Sentiamo allora Vito De Torre. Sedentari e sovrappeso. La relazione sul sistema sanitario nazionale parla di un paese non proprio in salute. Colpa della buona cucina, forse la migliore del mondo, sostengono gli amanti di cannelloni e fettuccine, ma praticamente la metà degli italiani è in sovrappeso. Un dato che si traduce in una vera e propria emergenza sanitaria, visto che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte. Se a questo si aggiunge che il fumo uccide circa 80.000 persone ogni anno, il quadro si fa inquietante. A preoccupare anche il consumo massiccio di alcol tra i giovani, un problema che riguarda anche gli adolescenti a partire dagli 11 anni. Ma dalla relazione presentata oggi al Ministero della Salute arrivano anche buone notizie. Innanzitutto diminuiscono gli infortuni sul lavoro.
Aumenta poi la donazione di organi soprattutto al centro-sud, merito di una banca dati sempre più efficiente ma anche di una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica. Per fare un esempio, nello scorso anno più di 11.000 persone si sono iscritte al registro donatori midollo osseo, un numero mai raggiunto prima. Sullo sfondo però restano le enormi difficoltà di un sistema sanitario travolto dalla crisi e spesso da gestioni poco trasparenti. Bisogna contenere le spese, ha detto il presidente Napolitano, ma senza rinunciare ai diritti. È il momento, ha sottolineato il capo dello Stato, che i cittadini più abbienti contribuiscano di più al servizio sanitario pubblico. Chiedendo anche ai cittadini che sono in condizione di dare maggiori contributi, di darli anche al finanziamento di un sistema sanitario pubblico. E dal Presidente della Repubblica, Leonardo, veniamo alla nostra crisi politica. Torna all'attacco Silvio Berlusconi contro Europa e governo tecnico. Immediata la replica di Mario Monti, che invita a non lasciarsi ingannare dalle facili promesse. La giornata nel racconto di Augusto Cantelmi. Non ci importa dello spread, è soltanto un imbroglio. Non pago. Silvio Berlusconi torna all'attacco contro Europa, Germania e soprattutto governo tecnico, colpevoli di aver peggiorato la situazione economica del paese. Pur senza citarlo, arriva puntuale anche la risposta di Monti. Sono molto preoccupato, ma i cittadini, aggiunge, non sono né sciocchi né sprovveduti. Il Presidente del Consiglio ribadisce ancora che bisogna stare molto attenti alle facili promesse. Ma la campagna antitedesca scatenata da Berlusconi arriva fino a Berlino. Non permettiamo che la Germania sia oggetto di attacchi populisti, tuona il ministro degli esteri Westerwelle, mentre il cancelliere Merkel esprime il suo sostegno a Monti. Anche dal Partito Popolare Europeo giunge l'altolà alle posizioni oltranziste del leader del PDL. È stato un errore far cadere il governo, chiosa il presidente del PPE, Joseph Daul. Su Monti, dunque, continua il pressing affinché rompa gli indugi in vista delle elezioni di febbraio. Ma per conoscere il suo futuro bisogna attendere prima l'approvazione della legge di stabilità il 17 e 18 dicembre. Intanto, dopo il blocco del decreto per il riordino delle province, arriva ad un binario morto anche la riforma che prevede il pareggio di bilancio in Costituzione. E parliamo adesso di mala politica. Ci sarebbero anche acquisti al supermercato, in negozi di abbigliamento e di elettronica, oltre a numerosi conti di ristorante, tra le spese contestate dalla Procura di Torino ad alcuni consiglieri regionali del Piemonte. Stamattina a quattro di loro è stato notificato un avviso di garanzia con l'accusa di peculato. L'inchiesta, aperta alcuni mesi fa sulla scia dello scandalo scoppiato, lo ricorderete, nel Lazio, riguarda proprio la gestione delle spese da parte dei gruppi presenti nel Consiglio regionale. E rimaniamo ora in tema di amministratori infedeli. 11 arresti al Ministero dell'Agricoltura per corruzione ed appalti truccati. Ci spostiamo così a Roma per un blitz della Guardia di Finanza. In manette sono finiti l'ex capo di gabinetto Giuseppe Ambrosio e sua moglie. Il ministro Catania ha azzerato tutti i finanziamenti per il 2013. Sentiamo. Speculavano anche sulle mele e sulle pere destinate ai bambini delle elementari. 11 tra funzionari e dipendenti del Ministero dell'Agricoltura sono stati arrestati oggi dalla Guardia di Finanza. L'accusa è quella di corruzione. Avrebbero ricevuto denaro, vacanze all'estero, ville e posti di lavoro per conoscenti e amanti. In cambio concedevano a imprese amiche appalti nelle scuole e fondi illeciti per un giro d'affari che, secondo le Fiamme Gialle, si aggirerebbe intorno ai 32 milioni di euro. Tra gli arrestati, di cui 5 domiciliari, anche Giuseppe Ambrosio, capo della segreteria del sottosegretario Braga e da sempre super dirigente del Ministero dell'Agricoltura, insieme con la moglie Stefania Ricciardi, anche lei funzionario al Ministero, un dirigente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, e il direttore del consorzio Parmigiano-Reggiano. E così il malaffare si nascondeva anche dietro iniziative meritorie, proprio come frutta nelle scuole, che nelle intenzioni del Ministero doveva aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini. Complessivamente sono 37 le persone indagate e la Procura di Roma ha anche disposto il sequestro di beni per 22 milioni di euro, tra cui ville con piscina e attici. Momento delle brevi dal mondo.
Italia. Allarme Molotov stamattina a Roma davanti ad una banca all'interno dell'edificio della Corte di Cassazione. L'ordigno era innescato, ma il dipendente della filiale l'ha spento e poi ha chiamato la polizia. Ancora ignoti gli autori e i motivi del gesto. Cronaca. Beni per oltre 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Rimini nell'ambito di un'indagine nei confronti della Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli. Il provvedimento si inserisce in un'attività investigativa avente per oggetto una truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Economia. La recessione durerà ancora a lungo per Confindustria. La ripresa economica, infatti, arriverà non prima del 2014, dicono gli economisti di Viale dell'Astronomia. Il calo dei consumi in corso nel nostro paese è il peggiore dal dopoguerra. Egitto. Ancora molto alta la tensione al Cairo in vista del referendum sulla nuova Costituzione voluto per sabato prossimo dal presidente Morsi. Dopo alcune ore di assedio, parecchie centinaia di manifestanti sono riusciti ad abbattere le inferriate e le barriere in cemento armato erette dalle forze di sicurezza a protezione del palazzo presidenziale. Cina. Le autorità di Pechino hanno revocato l'incarico di vescovo ausiliare di Shanghai a Ma Dakin, ordinato lo scorso 7 luglio dal Papa dopo che il presule aveva espresso la sua volontà di lasciare la Chiesa patriottica cinese. La situazione in Cina, nel giudizio del Vaticano, resta grave, ha detto padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa vaticana. E adesso andiamo in Giordania, dove migliaia di profughi siriani stanno trovando rifugio dalla violenta repressione che infuria nel loro paese. Famiglie intere vivono una condizione drammatica. Sentiamo allora il racconto del nostro inviato in Giordania, Maurizio Dischino, che oggi ha visitato il campo profughi di Zatari, a 15 chilometri dal confine siriano. Ogni giorno 300-400 siriani chiedono di entrare nel campo di Zatari. La maggior parte sono donne e bambini. Fuggono dalla guerra iniziata nel marzo 2011 e anche a piedi arrivano in Giordania con gli orrori nei ricordi e con quello che sono riusciti a portare, cioè quasi nulla. Per loro la frontiera giordana è aperta. Una volta a Zatari comincia la vita del campo, dove al momento sotto le tende hanno trovato riparo 47.000 persone. In tutta la Giordania sono almeno 260.000 i profughi siriani. A 15 chilometri a nord c'è il confine con la Siria. In quel paese si continua a combattere e a morire e chi è riuscito a scappare dalla Siria e è arrivato a campo di Zatari sta organizzando la giornata e la vita come se fosse una città. Nel campo i profughi siriani, anche con l'aiuto del governo giordano, scandiscono la giornata con una parvenza di normalità. Mercatini di ogni genere, dalla frutta alle scarpe, lavoretti tra le tende, incontri tra la gente, ma senza parlare troppo, perché anche qui potrebbero esserci spie del regime siriano. Ai bambini si cerca di alleviare il più possibile la vita da profugo. Ci sono scuole e un tendone sotto il quale giocare e poi la stentata normalità svanisce quando c'è da fare la fila per gli approvvigionamenti. Cibo, acqua, pannolini e soprattutto coperte, perché le temperature stanno scendendo. Per l'inverno più rigido sempre a Zatari, il governo ha già posizionato 3.000 prefabbricati, ognuno per 6 persone. Ma sono ancora pochi per tutti i profughi del campo e a gennaio dovrebbe cominciare il trasloco, dalle tende alle casette. Intanto il vento soffia più forte sul deserto sassoso di Zatari, ma non porta via il sogno dei profughi siriani, tornare a casa in una terra senza regime e senza persecuzioni di ogni genere. Sono storie di uomini e donne arrivati in Italia da paesi lontani e che qui da noi sono riusciti, in mezzo a enormi difficoltà, a ricostruirsi una vita. Ce ne parla Marco Bergamaschi. Premiati dalla Fondazione per gli studi sulla multietnicità per il loro impegno, Ani El Mallà, arrivato in Italia dall'Egitto 31 anni fa, oggi è un imprenditore milanese che ha realizzato il suo sogno. La mia azienda produce ghiaccio e siamo arrivati a produrre la capacità produttiva giornaliera 28.000 kg al giorno. Questa è uno dei miei sogni, perché non ho soltanto un sogno nel cassetto, ma non so se per fortuna o purtroppo ho una cassettiera piena di sogni. Ivan Sagné, di origine camerunense, è stato il leader della protesta dei braccianti in nero in Puglia, che ha portato all'introduzione del reato di caporalato. Questa battaglia non l'ho fatto da solo, io sono qui per rappresentare centinaia di persone che sono sfruttati nelle campagne e nei luoghi di lavoro in Italia e quindi questo premio va a loro.
Riconoscimenti a due dei volti dell'immigrazione in Italia, fotografata dal rapporto ISMU, che prevede entro il 2060 3 milioni di over 65 anni stranieri residenti, e fotografa un'occupazione in lieve ma costante aumento nonostante la crisi, responsabile in parte di una crescita di migranti pari allo zero, con un forte calo degli irregolari. Perciò l'ISMU chiede di rivedere i meccanismi di ingresso e le leggi su immigrazione e cittadinanza. Le cause sono, direi, piuttosto note: l'effetto crisi, non c'è più un effetto richiamo come una volta, anzi ci sono dei ritorni probabilmente soprattutto per i neocomunitari, e naturalmente tutto questo ha fortemente frenato la crescita del fenomeno. Ed ancora cronaca, è costata 20 milioni di euro di risparmi una truffa scoperta a Torino dalla Guardia di Finanza. Oltre 600 le persone vittime del raggiro, tutte attratte dalla promessa di alti rendimenti sui loro investimenti, fino, pensate, al 7%. I particolari della vicenda da Massimiliano Cochi. 600 risparmiatori imbrogliati e 20 milioni di euro svaniti nel nulla. Lo schema della truffa scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino, che ha portato all'arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 3, è il classico schema Ponzi. I finti broker, attraverso società finanziarie non autorizzate, promettevano ai risparmiatori investimenti con rendimenti del 6-7%, ben al di sopra dei valori di mercato, e in un primo momento i truffatori corrispondevano gli interessi concordati, usando il denaro dei nuovi risparmiatori che nel frattempo erano caduti nella rete. Quindi smettevano di pagare, e a questo punto per gli ignari investitori era impossibile recuperare il capitale che nel frattempo era stato trasferito in Svizzera, Emirati Arabi o Cina. L'inchiesta era partita dalla cosiddetta lista Falciani, l'elenco dei sospetti conti correnti consegnato alle autorità da un ex dipendente della filiale svizzera della banca HSBC. Elenco sul quale la procura di Torino è al lavoro da tempo, e proprio in Svizzera risiedono due degli arrestati, due assicuratori ritenuti le menti dell'organizzazione. I reati contestati vanno dall'associazione a delinquere con ramificazioni transnazionali finalizzata alla raccolta abusiva del risparmio alla truffa aggravata. E quest'oggi la Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di erogare attraverso il Fondo di Solidarietà 670 milioni di euro a favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna, del Veneto e della Lombardia colpite dal terremoto del 20 maggio scorso. I fondi sbloccati dalla Commissione serviranno, tra le altre cose, per garantire il ripristino immediato delle infrastrutture scolastiche e sanitarie e per gli interventi urgenti sul sistema idraulico, elettrico e stradale. Saranno inoltre destinati alle spese di soccorso e assistenza, a quelle per gli alloggi alternativi delle famiglie che hanno perso la prima casa, oltre ovviamente che alla messa in sicurezza di tutto il patrimonio culturale di queste nostre tre regioni. Ed è una vera storia di Natale, a lieto fine, quello della piccola Emily. Era affetta da leucemia, ma a 7 mesi dal trattamento rivoluzionario cui è stata sottoposta non c'è più traccia del cancro. I ricercatori hanno presentato il caso alla Società Americana di Ematologia ed in futuro, dicono, la cura potrebbe sostituire il trapianto di midollo. Ci spiega tutto Cesare Cavoni. Un regalo di Natale immenso, il più grande di tutti, grande quanto una vita. È quello che ha ricevuto Emily, una bambina di 7 anni malata di leucemia acuta. Emily era destinata a non farcela, poiché faceva parte di quel 15% di malati che non risponde alla chemioterapia tradizionale. Non solo, ma quando ha varcato la soglia dell'ospedale in Pennsylvania, aveva già avuto ben 2 ricadute della malattia. Poi una luce si accende nella sua vita, destinata a consumarsi in breve tempo, la luce di uno studio sperimentale messo a punto dai ricercatori del Children's Hospital di Filadelfia. Vogliono provare ad entrare nel sistema immunitario di Emily, insegnandogli a riconoscere le cellule tumorali per bloccarle. Ecco allora che comincia una partita a scacchi con la malattia e con la morte. Il sistema immunitario viene alterato utilizzando il virus dell'HIV disattivato, che viene usato per aggredire le cellule malate. Poi settimane e mesi di controlli per vedere se nel midollo osseo di Emily vi siano focolai del male. Ora, a 7 mesi dal trattamento, della leucemia nessuna traccia, scacco matto. Così, dall'anticamera della morte, Emily è diventata la prima bambina a vincere la battaglia contro una forma di cancro tra le più terribili. Adesso un'azienda farmaceutica ha deciso di investire nella ricerca, destinando 20 milioni di dollari per la costruzione di un centro ricerche che dovrebbe portare il trattamento sul mercato. L'obiettivo è di applicare questa tecnica, oltre che a tutti i tipi di tumori del sangue, anche a quelli solidi. Intanto Emily sorride, finalmente.
Da questa bella storia spassiamo, torniamo ai fatti di casa nostra. Ricorderete tutti la sparatoria di una settimana fa nel cortile della scuola materna Eugenio Montale nel quartiere di Scampia a Napoli. Una sparatoria nella quale è stato ucciso da sicari della Camorra il 50enne pregiudicato Luigi Lucenti. Oggi arriva la risposta della società civile che non accetta di essere ostaggio della criminalità. Per noi da Scampia in collegamento Marco Caiano. Marco, allora, cosa si sta preparando per questa sera? Buonasera a tutti, ci troviamo su questa rampa tristemente nota e finita su tutti i giornali, ma proprio da questa rampa, da questa scuola all'interno delle palazzine a ferro di cavallo di Scampia si vuole ripartire con un segnale forte, quello della luce e della scuola. Che cosa vorrà dire accendere le luci nelle scuole questa sera? Lo chiedo al direttore scolastico di questa scuola, Enzo Montesano. Vuol dire dare l'unica risposta possibile. Una scuola non può che gridare la voglia di esistere cercando di funzionare il più possibile. Noi accendiamo le luci come le accendono la maggior parte delle scuole della città di Napoli per dire che noi siamo pronti a svolgere il nostro compito, che è quello di fare scuola, di dare speranza a questi bambini anziché dargli il buio. Perché questo è un quartiere molto scuro, al di là del modo di dire, è un quartiere dove comunque ci sono poche luci, quindi dare luci partendo dalle scuole è un segnale anche per le famiglie, avvicinatevi. Sì, sarebbe non giusto nascondersi dietro a un dito e dire che qui i problemi non ci sono, i problemi sono tanti, in un momento difficile come quello che attraversa il nostro paese, chiaramente in una terra difficile come Scampia, i problemi si acuiscono e diventano ancora più complicati. Noi però siamo pronti a svolgere il nostro compito con pochi soldi, con poco personale, con delle strutture che non sono all'altezza del loro compito, ma noi ci siamo comunque tutti quanti. Con una forza in più, quella della volontà, soprattutto delle maestre, quelle maestre che quel giorno erano qui e hanno fatto uscire i bambini da un'altra parte, raccontandogli delle storie mentre loro cantavano le canzoni di Natale, li hanno fatto uscire dalla scuola dalla parte del retro della scuola proprio per non far vedere una scena orribile che probabilmente non avrebbero mai più dimenticato. Un gesto importante. Io oggi pomeriggio ho fatto un collegio dei docenti perché è passato qualche giorno, ho voluto aspettare per fare il punto della situazione avendo a disposizione degli elementi certi. La cosa che più mi ha inorgoglito è che queste maestre, quasi quando le abbiamo ringraziate, si sono vergognate di essere le maestre al centro dell'attenzione, perché per loro quello che hanno fatto è la normale amministrazione. Hanno protetto i nostri bambini, i bambini di Scampia hanno delle maestre splendide. E con questo è tutto, buona serata, tra poco si accenderanno le luci in tutto il quartiere. E allora grazie a Marco Caiano, grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, la linea passa subito nello studio di Romanzo Familiari. Buona serata a tutti.